Abbiamo qui con noi Matteo Alessi, titolare di Space. Innanzitutto vorremmo chiederti cos'è Space. Space è un centro di intrattenimento di nuova concezione, dove l'obiettivo che ci diamo è quello di avere delle attività che possano attrarre tutti i membri della famiglia, dai bambini agli adulti e potenzialmente anche agli anziani. Il nostro obiettivo è che a volte sia il bambino a voler venire a fare un'attività o un qualcosa di divertente e il genitore o il nonno lo accompagni volentieri perché sa che mentre qua può fare qualcosa anche lui, oppure a volte anche il contrario, ovvero che sia l'adulto che vuole venire a un evento, a una festa o a fare un'attività lui stesso e non abbia il problema di dire dove lascio il bambino, ma può portarselo dietro sapendo che una volta venuto a Space troverà delle attività divertenti da fare. Come è nata la partnership con TEDx Verbania? Space è una società benefit. Cosa vuol dire? Che ci siamo dati degli obiettivi che vanno oltre la massimizzazione del ritorno sull'investimento. Tra questi obiettivi, due in particolare. Uno è sul promuovere il benessere dei nostri clienti e uno è sul proteggere e promuovere il territorio all'interno del quale Space si trova, quindi Verbania. Quando sono stato contattato dagli organizzatori di TEDx e mi hanno raccontato quello che volevano fare, l'ho ritenuto molto allineato a questi due obiettivi, perché da una parte è un'attività che ritengo molto positiva per il territorio e quindi volendo io aiutare la promozione del territorio mi sentivo anche in dovere di aiutare questa organizzazione e dall'altra ritengo che la promozione del benessere delle persone che vengono a Space, ma non solo, delle persone sulle quali possiamo impattare con la nostra attività, passi anche dalla promozione di certe attività culturali, come in questo caso TEDx Verbania. Visto che il tema di quest'anno è crescere, che cosa significa per te crescere? Ok, questa domanda è difficile. Crescere può voler dire tante cose, ovviamente la prima risposta che mi viene in mente è essendo Space una startup, c'è un'accezione di crescere, è far crescere quest'idea, questo concetto e portarlo a maturazione e a compimento. Oltretutto Space è nato in un momento storicamente difficile e quindi è un qualcosa che richiede molta energia in questo momento. Ma visto da un'altra parte, anche legato a quello che ho detto precedentemente, a Space cerchiamo di occuparci di aiutare la crescita delle persone che vengono a Space, soprattutto dei ragazzini che vengono a Space, cercando di creare un ambiente all'interno del quale, attraverso un mix di attività ludico-sportive e formative, possano crescere e svilupparsi come persone, come adulti potenzialmente migliori in futuro. Dove possiamo trovare le iniziative che verranno proposte a Space in futuro? Allora, ci sono ovviamente i profili Space sui canali social, chiocciola Space Verbania, sia su Instagram che su Facebook, e poi sul nostro sito www.spaceverbania.com, dove potete trovare informazioni in generale su tutto quello che viene fatto a Space. In più c'è una sezione dedicata che si chiama Eventi, all'interno della quale presentiamo tutte le varie iniziative che portiamo avanti.